Per alcune ore vago per la città, cercando di ricordarmi chi aveva parlato bene di questo film. Io avevo letto una recensione su un giornale, avevo letto qualcosa di positivo su Henry. Improvvisamente mi viene in mente, trovo l'articolo e lo voglio proprio copiare sul mio diario. Eccolo qua. Henry uccide la gente, ma è quasi un buono, di poche parole. Contano i fatti. Invece il suo amico Otis è una carogna. Henry vive una pazzesca solidarietà con le sue vittime. È un principe sangue blu dell'annientamento e promette una morte pietosa. Otis no. Il regista risveglia il suo pubblico in un incubo ancora peggiore con una doccia finale di splatter. Occhi infilzati, carne martoriata. L'abominio. Henry è forse il primo a violare e vilipendere con tale lucidità la filosofia criminale dei lombrosiani di Hollywood. Ecco, penso, ma chi scrive queste cose? Non è che la sera, magari prima di addormentarsi, ha un momento di rimorso? Ma quando è cominciato? Quando è cominciato tutto questo? Non lo so. Eh? Forse quando hai scritto quel film coreano, era un melodramma in costume, vestiti e soprattutto cappelli deliranti e super femminista, fiammeggiante e demoniaco, girato come fosse un trip alla Spielberg entrato nei ritmi e negli spazi futuristi? E c'è poi il pasto nudo di Cronenberg, puro pus underground ad alto costo, un vero cult movie. Non è che le donne per Jonathan Demme siano migliori, o equivalgano solo a quello che per Lin Piao erano i proletari e i sottoproletari dei tre mondi accerchianti. Ma è certo che solo le sue donne hanno la stoffa per sostenere dalla parte giusta la guerra dell'immaginario reparto operazioni chirurgiche. E infatti, prima che Lula e Sailor si riabbraccino in happy end sussurrando Love Me Tender, fioccheranno altri anni di galera per Sailor. Voleranno teste umane frantumate, cani randagi acchiapperanno mani mozzate, fumeranno in bella vista centinaia di sigarette Cool, Merit e Marlboro.